Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io, e ben trovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso importante e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime appunto di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e metabolizzato alcuni concetti che voglio esporti in questi video. Il titolo del video di oggi è La manipolazione e la persuasione. Allora, il video di oggi è interessante perché comunque sia è un continuo di ciò che fa il narcisista nella parte della svalutazione. Partendo ovviamente dagli arbori. Il narcisista patologico è sicuramente un abusante, che può essere un partner, un amico oppure anche sul lavoro. Questa persona inizialmente è davvero la persona migliore del mondo, lo sappiamo, nel love bombing, quindi gentile, premuroso, presente e dolce. Sembra davvero il partner perfetto o la partner. Ovviamente è tutta una recita e si entra all'interno della fase della svalutazione. Quando si rende conto di aver agganciato la preda. La fase della svalutazione, come sappiamo tutti, è colma di tattiche manipolatorie. Ghosting, gaslighting, trattamento caldo e freddo sono le più famose. Però voglio addentrarmi più diciamo, nel binomio persuasione-manipolazione. Se una persona ti entra all'interno del cuore, ti affezioni oppure addirittura ti innamori di questa persona. Nel love bombing questa persona è davvero sembra lo specchio di te, davvero, perché utilizza proprio la tattica del mirroring. Inizia davvero a vederla, a idealizzarla, e questo è il problema della vittima che idealizza il narcisista patologico. Molte volte il narcisista patologico, essendo covert, metterà la vittima al centro della propria vita, come se fosse il salvatore o la salvatrice. Detto questo, cosa succede? Che la vittima inizierà a credere molto in lui, inizierà a pendere dalle sue labbra e ascoltare ogni parola sua come oro colato. E qui iniziamo partiamo da questo, dal fatto che la vittima prende tutto per buono ciò che dice il narcisista, perché ovviamente è agganciata nella parte del love bombing, per entrare nella svalutazione. Le tecniche manipolatorie sono interessanti. Prendiamo un esempio del trattamento caldo e freddo. Trattamento caldo e freddo, un giorno è buono e gentile e un giorno è aspro. La vittima, attraverso il trattamento caldo e freddo, entra in dissonanza cognitiva, ma soprattutto, per racchiudere in una parola sola, si confonde, diventa dubbiosa, inizia ad avere confusione in testa. Perché? Perché non capisce qual è il motivo scatenante questa differenza tra un giorno all'altro. Il narcisista, ripeto, col trattamento caldo e freddo, un giorno è buono e un giorno è aspro. Quando però lui torna buono, lì nasce la persuasione. E ti spiego, secondo l'enciclopedia, cosa significa persuasione. La persuasione, secondo l'enciclopedia, è l'arte di modificare l'atteggiamento o il comportamento altrui attraverso uno scambio di idee. A differenza di altre maniere di convincimento, la persuasione utilizza solamente le parole e il linguaggio del corpo. Attenzione, tieni buono il fatto che utilizza solo le parole. Per riuscire a mettere l'interlocutore in uno stato d'animo specifico, a cui punta il persuasore. Specialmente in questo caso si parla di persuasione comunicativa. Attraverso il trattamento caldo e freddo, tu sei confusa e non capisci il perché. Torniamo al discorso di prima.
Lui, quando tornerà buono, ti cercherà di persuadere, dicendoti attraverso un abuso che tu non capisci nulla, tu sei sbagliata, tu non devi frequentare quell'amico lì, tu non devi parlare con quella persona là, tu non devi fare le cose che dice lui. Quindi con la manipolazione fa passare sotto, fa passare per buona la persuasione e ti vuole persuadere del fatto che tu sei sbagliata e lì. E dopo la persuasione, quando lui è riuscito davvero nel suo intento, cioè persuaderti che sei sbagliata, ti avrà resa schiava o vittima, o ti avrà reso schiavo o vittima se sei un maschio. La persuasione che noi vediamo spesso, ad esempio attraverso la pubblicità in televisione, la pubblicità su internet, oppure attraverso dei venditori che ci vogliono vendere qualcosa. Il narcisista patologico è uno dei top dei venditori perché ci vuole vendere il fatto che noi siamo sbagliati. Ci vuole persuadere attraverso delle manipolazioni ben specifiche. La vittima confusa e non capendo perché il narcisista patologico prima era dolce e poi no, si lascerà persuadere dal fatto che lui è cambiato. Perché lei è profondamente sbagliata. Quindi la vittima, attraverso la manipolazione e poi la persuasione, entrerà in una situazione di stato d'animo tale per cui si sentirà ansiosa, spesso depressa, e questo dove la porta? Spesso la può portare anche a un esaurimento nervoso, oppure addirittura in molti casi entrare in clinica per curarsi i nervi o andare per lunghi tratti di tempo dallo psicanalista utilizzando anche dei medicinali antidepressivi e ansiolitici. Quindi stai molto attenta alle manipolazioni, perché le manipolazioni che io ho detto nei miei video, ci sono molti altri video che parlano di ciò, vogliono arrivare alla persuasione per cui tu sei sbagliata. E lì il narcisista patologico ha chiuso il cerchio e ha creato una nuova vittima. Quando poi l'ha creata, la scarterà crudelmente perché si è stancato, perché la tiene lì come una sulla sua tela del ragno, perché lui è come un ragno dove tiene lì le varie vittime, e passerà la nuova preda. Tutto qui. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, clicca il like. Condividi il video se reputi che a qualcuno possa interessare. Clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti che spesso e volentieri riguarderanno amori malati. Ciao da Stefano.